Saluto con piacere gli amici spagnoli in questo momento particolarmente difficile per noi tutti. È forse in qualche modo gradevole poter parlare di cibo, che comunque è un tema legato alla positività, all'ottimismo, alla connessione, alle relazioni. E cibo è l'espressione, una delle espressioni della cultura materiale di un popolo e, come tutte le espressioni della cultura, ha una identità complessa perché ha a che fare con la natura e ha a che fare con la cultura. Il cibo, le sue caratteristiche, la sua qualità, infatti, sono il risultato non soltanto degli aspetti chimici, fisici legati al territorio da cui proviene, ma anche dagli aspetti antropici e storici. Cibo e territorio, dunque, cibo e terroir. Generalmente lo si vede questo soprattutto con il vino. Ormai questa connessione per quanto riguarda la produzione di vino è una connessione diffusa. Dietro a ogni bottiglia di vino c'è un terroir. In realtà il discorso vale per tutto quello che noi portiamo sulla tavola. E il terroir, il territorio, ha la stessa complessità del cibo, perché il territorio è anch'esso non soltanto caratterizzato dai suoi aspetti fisici, climatici, pedologici, ma anche e soprattutto dal ruolo di chi ha vissuto su quel territorio e quindi dalla cultura che lì si è espressa nel tempo. Ora, ogni territorio ha una sua carta d'identità, un elemento che lo disvela, che ci permette di coglierne la complessità anche sotto il profilo culturale. E questo aspetto è dato dal paesaggio. Il paesaggio è in qualche modo il volto del territorio. Ed è su questo tema che noi ci soffermeremo in questa chiacchierata, proprio per riuscire a leggere il territorio da cui provengono alcuni cibi che caratterizzano anche la qualità dell'alimentazione mediterranea in genere, italiana e in questo caso marchigiana. Il territorio di cui parliamo infatti sono le Marche. Le Marche è una delle regioni dell'Italia centrale, come vedete da sull'Adriatico, guarda verso Oriente e è una regione piccola che si colloca in qualche modo fra gli Appennini, dunque la montagna e il mare, ed ha questo vantaggio di fruire di questa vicinanza della montagna e del mare. Si va dalla montagna al mare in circa 70 chilometri. In mezzo c'è un grande mare di colline. Il capoluogo di questa regione è Ancona, come vedete è una città di mare, è un porto, uno dei principali porti dell'Adriatico, dopo Venezia e Trieste, e soprattutto è una regione fatta di tanti piccoli centri. Vivono in questa regione oggi poco più di 1,5 milioni di abitanti, distribuiti su 227 comuni, quindi si può capire qual è l'entità di questi comuni. La maggior parte di essi non supera i 3.000 abitanti. Tuttavia, come potete vedere, si tratta di una realtà ricchissima da un punto di vista del patrimonio artistico. Ecco, qui ora vi presento una carrellata dei centri minori da cui comunque potete cogliere il valore della cultura anche di questi piccoli centri, siano essi
borghi di mare che si affacciano dalle colline sull'Adriatico, siano essi borghi di collina che si affacciano invece sulla campagna. Tuttavia, il tema di cui noi dobbiamo parlare in realtà è il paesaggio rurale, perché noi parliamo di cibo, dunque parliamo di agricoltura. Ecco, vorrei partire facendovi proprio vedere come si presenta il paesaggio rurale marchigiano. Come potete vedere, è un paesaggio prevalentemente collinare, caratterizzato da un'agricoltura mista, dove accanto ai cereali si coltivano anche, ci sono anche molte colture arboree e molte colture specializzate. Una di queste slide voi potete vedere anche, ecco, il paesaggio del vino, il paesaggio dell'olio, cioè colture tipiche. E soprattutto è una agricoltura, e lo si vede molto bene anche dalla presenza delle case contadine diffuse sul territorio, è un'agricoltura caratterizzata da aziende che, se confrontate con l'estensione delle aziende di altri paesi europei, per non parlare degli Stati Uniti o del Canada, sono piccole aziende. Nelle Marche, recentemente, secondo l'ultimo censimento, la media dell'estensione delle aziende è di pochissimo superiore ai 10 ettari. Ma quello che connota soprattutto questa agricoltura è la grande attenzione alla sostenibilità. Noi abbiamo il 20% della superficie agraria coltivata che è appunto tenuta con sistemi sostenibili e addirittura con agricoltura biologica certificata. L'altro aspetto molto rilevante è che è notevole la presenza di prodotti tipici, cioè di produzioni che si sono sottratte alla omologazione dell'agricoltura industriale, che pure in questo territorio, dopo la seconda metà degli anni 60, si è ampiamente diffusa. Però, ecco, una porzione rilevante di questo territorio, come dicevo, si è sottratta alla omologazione dell'agricoltura industriale e ha salvaguardato la tipicità, laddove per tipicità si intende il recupero di varietà autoctone, cioè di varietà che caratterizzano questo terroir. E varietà autoctone le troviamo per quanto riguarda i vini, per quanto riguarda l'olio. Alcune di queste varietà di olio sono famose fin dall'età romana. L'oliva tenera ascolana era riconosciuta a Roma e si facevano portare nelle case signorili, nelle case imperiali, questa particolare varietà di olive provenienti appunto dalla parte meridionale delle Marche, dal Piceno, così come sono state recuperate tante varietà di grani e strumenti tradizionali, così come sono state recuperate varietà anche di frutta. Anche sotto questo profilo, fin dall'età romana, le mele del Piceno erano conosciute. Ebbene, questa agricoltura, questo paesaggio di cui abbiamo visto le immagini precedenti, sono in qualche modo l'esito di un lunghissimo lavoro storico che si è protratto nella millenaria storia italiana e si è protratto nei secoli. Mi piace ora farvi vedere delle immagini di come si presentava il paesaggio rurale marchigiano prima della grande trasformazione dell'industrializzazione che in questa regione è avvenuta a metà degli anni 60 del Novecento. Ecco, un paesaggio che ha colpito per la sua bellezza
tutti i viaggiatori fin dal Cinquecento. Il bel paesaggio marchigiano è famoso anche, diciamo, nei diari, nella letteratura, nella rappresentazione filmica, e come vedete è un paesaggio che colpisce per alcuni aspetti essenziali. Innanzitutto è un paesaggio fittamente presidiato, vale a dire ci sono case distribuite su tutto il territorio, e questo è legato all'organizzazione dell'agricoltura che fin dai tempi più antichi si è affidata a poderi piccoli che generalmente, come dicevamo, non hanno mai superato i 10 ettari. Quindi la famiglia contadina che risiede sul fondo lo cura, lo gestisce, lo presidia. Secondo aspetto è che, come si vede, è un'agricoltura promiscua, dove accanto alle coltivazioni di cereali a terra ci sono unite con queste le coltivazioni arboree, che sono legate nella tradizione all'assenza di colture specializzate. Anche la vite non veniva coltivata in vigne, ma attraverso filonate che correvano, come vedete, corrono lungo tutto l'andamento dolce delle colline. E tutto questo è finalizzato a un'attenta cura del suolo, a una preservazione del suolo, a una tenuta del suolo, accompagnata per esempio da un sistema molto articolato e gestito in maniera attenta dello scolo delle acque, dei fossi e via dicendo. Quindi dicevamo, è un'agricoltura che ha tutelato la biodiversità e ha puntato alla conservazione della tipicità. Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è un'agricoltura che ha scelto di coltivare varietà che si caratterizzano per il loro adattamento specifico, vale a dire che si caratterizzano perché la loro vita è strettamente connessa a quel territorio, a quel contesto climatico, ed è esattamente il contrario di quello che fa l'agricoltura industriale, che invece procede per adattamento largo. Vale a dire, studia, prepara in laboratorio semi o piante, varietà di piante, che devono essere in grado di produrre in ambienti i più diversi, quindi che possono essere coltivate nel pieno del Mediterraneo, in Sicilia, in Spagna, ma anche in Canada, ma anche in altre parti del mondo. Tutto questo ha prodotto chiaramente una omologazione delle materie prime, conseguentemente una omologazione del cibo, una perdita del valore nutrizionale del cibo e una perdita del valore culturale del cibo. Il cibo di qualità, come ormai è dimostrato, non può che essere il cibo che non ha subito questi stress, che non ha subito questo intervento correttivo che in qualche modo lo ha sradicato dal contesto da cui dovrebbe provenire. Ecco perché del cibo noi dovremmo sempre andare a ricercare le radici, e le radici si trovano nel territorio da cui quel cibo proviene. Le Marche, fra l'altro, sono una regione la cui stili alimentari sono stati sempre e sono tutt'oggi caratterizzati dai principi della dieta mediterranea. Questa dieta, che è stata studiata negli anni 50 grazie a un progetto
coordinato dal fisiologo americano Case e che ha messo sotto osservazione varie regioni del Mediterraneo, fra cui in Italia appunto le Marche, dove è risultata una delle diete più salubri di quelle appunto evidenziate. Una dieta che ha al centro che cosa? Quello che sappiamo bene che caratterizza la dieta mediterranea, la frutta e i cereali. Noi siamo italiani, chiaramente al centro della nostra alimentazione c'è il pane, c'è la pasta, e il pane e la pasta che noi amiamo non possono che venire da frumenti di alta qualità che sono legati al terroir, perché anche i cereali hanno questo legame forte con il contesto e devono in qualche modo rappresentare la ricchezza della biodiversità da cui appunto sono caratterizzati, e che invece è stata cancellata dall'agricoltura gestita dai grandi poteri internazionali. Anche per i cereali è stata fatta una pesantissima operazione di semplificazione che in qualche modo diciamo riduce la produzione di cereali a pochissime varietà uguali in tutto il mondo. Noi amiamo invece i nostri cereali, e su questo la nostra agricoltura e la nostra cultura continua a lavorare per conservare questa ricchezza. L'agricoltura, espressione dei territori, non può prescindere dalla biodiversità, e la biodiversità è uno dei problemi che affligge il pianeta, meglio la perdita della biodiversità, insieme alla povertà, al problema dell'acqua, all'uso eccessivo della chimica in agricoltura, l'abitudine di mangiare cibo non sano, quello che è noto come la doppia faccia della malnutrizione: ci sono persone che mangiano troppo poco e persone che mangiano troppo, e infine il cambiamento climatico. A pensarci bene, al centro di tutti questi problemi ci sono i semi, e tra questi problemi vorrei soffermare un momento sul cambiamento climatico, perché si tratta di un fenomeno estremamente complesso, è molto più complesso di quello a cui noi siamo abituati a pensare, cioè un problema di alte temperature e di diminuzione della piovosità, perché con il cambiamento delle temperature e della piovosità cambiano anche malattie, insetti, compresi i pollinatori e infestati. Quindi è un cambiamento di tutto l'ecosistema, e purtroppo l'agricoltura convenzionale, l'agricoltura che noi siamo abituati a vedere, quella che ci circonda più frequentemente, risponde a tutta questa complessità con una straordinaria uniformità. Però ci dicono anche che questo è l'unico modo che abbiamo per produrre abbastanza cibo per sanare il mondo. In realtà questo non è vero, e che non sia vero ce lo dimostrano cinque organizzazioni internazionali che ogni anno, grosso modo alla fine dell'anno, pubblicano un rapporto dal quale si vede che dopo molti anni in cui il numero delle persone che soffrivano la fame nel mondo diminuiva gradualmente, dal 2015 questo numero è tornato ad aumentare. Non soltanto questo tipo di agricoltura non sta nel mondo, ma è anche pericoloso per la salute, ed è pericoloso per due aspetti: uno è l'eccessivo uso della chimica, e l'altro è per la straordinaria uniformità del cibo che produce. Infatti ben il 60% delle calorie di origine vegetale provengono da tre specie: grano, riso e granturco, tre specie per le quali le varietà che si coltivano sono anche straordinariamente uniformi dal punto di vista genetico, cioè per quando si vede un caso di una di queste specie si guardano a piante che sono tutte identiche. Accennavo all'uso dei pesticidi. I pesticidi sono fra le sostanze chimiche più pericolose al mondo. I bambini sono quelli che pagano il prezzo maggiore,
E come dimostra uno studio pubblicato recentemente dall'Università californiana, non è soltanto questione di residui, ma è semplicemente l'esposizione, soprattutto di donne in gravidanza all'uso dei pesticidi, che può aumentare enormemente la probabilità di avere, per esempio, figli autistici. Per cui il cibo, da un piacere, è diventato una preoccupazione. Come si può uscire da tutto questo? Beh, ritornando a coltivare diversità. Questo lo si può fare utilizzando dei modelli di ricerca, per esempio il tipo di ricerca che produce nuove varietà che poi ci forniscono cibo, che si chiama partecipativo, perché questo modello fondamentalmente trasferisce la ricerca nei campi degli agricoltori. Questo è un esempio di quello che noi facevamo in Siria, e quindi in ogni villaggio la selezione di quelle che saranno poi le future varietà viene condotta in maniera indipendente dagli altri villaggi, e quindi a causa delle differenze di terreno, di clima, ma anche di preferenze da parte degli agricoltori, gli agricoltori stessi finiranno per scegliere località diverse, varietà diverse. Questo non l'abbiamo fatto in una moltitudine di ambienti e paesi diversi, le terrazze dello Yemen, i monti del Tigray in Etiopia, nei piccolissimi campi dell'Eritrea, negli altopiani dell'Algeria, in Siria, in Egitto, in Giordania e in Iran, su una moltitudine di specie diverse, tra specie di pieno campo e specie da orto. L'abbiamo fatto anche in Italia, per esempio in Sardegna, in Toscana, in Basilicata sui fagioli, in diverse regioni sui pomodori e sui soli nel nord. Questo per sottolineare che non si tratta di metodi che funzionano soltanto nei paesi cosiddetti in via di sviluppo. Questo modo di riportare biodiversità nei campi, coinvolgendo direttamente i contadini, ha avuto presso i contadini un notevole successo, ma molto meno presso le istituzioni, che non hanno mai in generale adottato come modello di ricerca. E per questo noi abbiamo rispolverato un metodo che già esisteva in letteratura, che si chiama miglioramento genetico evolutivo, che consiste fondamentalmente nel mettere in un campo di grano delle popolazioni, cioè fondamentalmente piante che sono tutte diverse. Questo lo si può fare non soltanto nei cereali, ma in qualunque specie, per esempio nei fagioli, nelle zucchine, e a causa di questa grande diversità, a causa degli incroci che avvengono tra le piante diverse e a causa della ricombinazione, queste popolazioni evolvono nel tempo e nello spazio, e per questo si chiamano popolazioni evolutive. Qui c'è un esempio dove si vede la stessa popolazione che si è evoluta per 10 anni in Sicilia e 10 anni in Toscana, seminate uno accanto all'altro, sono già diventate nel corso di 10 anni profondamente diverse per il solo effetto della selezione naturale. Grazie a questa straordinaria diversità, le popolazioni controllano malattie infestanti e insetti molto meglio delle varietà uniformi, quindi riducendo la necessità di utilizzare la chimica, hanno anche un effetto mitigante nei confronti del cambiamento climatico, e quindi rappresentano una strategia dinamica, perché appunto le popolazioni si evolvono, e anche a basso costo, per combattere il cambiamento climatico. Noi abbiamo fatto alcune di queste popolazioni negli ultimi anni, quello in Siria, una di Oslo e poi una di Fomento. Queste sono arrivate in Italia e, come si vede da questa cartina, si sono diffuse un po' dappertutto, perché hanno avuto un straordinario successo. Quindi nel diffondersi, voi immaginate che praticamente in ogni regione sono diventate un po' diverse le una dall'altra, quindi riportando molta diversità nel campo. E questo è uno degli esempi in cui sono le differenze che spesso ci mettono molto paura ad offrirci le soluzioni. Ma come possiamo fare tutto questo? Dobbiamo riportare diversità nelle mani degli agricoltori e dobbiamo, da come consumatori, introdurre nella nostra dieta quelli che a me piace definire cibi intelligenti da colture intelligenti. Ma come possiamo definire un cibo intelligente?
Un cibo intelligente è un cibo che è sano per chi lo consuma, quindi fa bene a chi lo mangia, è un cibo che aiuta a combattere, viene prodotto in maniera sostenibile per l'ambiente, e lo stesso vale per la sua trasformazione e distribuzione, quindi viene prodotto, distribuito in maniera sostenibile per l'ambiente, ma allo stesso tempo fa fare reddito all'agricoltore. Purtroppo oggi i cibi intelligenti non li troviamo spesso nella nostra dieta, sono quasi scomparsi. E questo lo possiamo imputare a diversi problemi. Uno di questi problemi, uno dei motivi per cui i cibi intelligenti sono via via scomparsi dalla nostra dieta, è da ricercarsi negli investimenti che sono stati fatti nella ricerca, investimenti nelle politiche di supporto per certe colture anziché altre, e quindi di conseguenza investimenti fatti per lo sviluppo delle filiere. Quindi oggi abbiamo poche colture in cui si spendono tantissimi soldi per la ricerca, in cui tutte le politiche agricole convogliano molti dei supporti e che quindi invogliano l'industria a sviluppare anche le filiere di trasformazione di questi prodotti. Per esempio, se guardiamo all'industria privata e alla ricerca privata, oltre il 45% dei fondi che vengono investiti nella ricerca privata vanno al mais a livello globale. La conseguenza di questo è che oggi abbiamo diete meno diverse, e questo vale a livello globale. In altre parole, mangiamo le stesse cose, poche e dovunque. Quindi è esattamente l'opposto di quello che ci servirebbe per una sana alimentazione. Ecco, quali possono essere alcuni esempi, per esempio, di colture intelligenti che un tempo facevano parte della nostra dieta e che poi mano a mano sono scomparse. Per esempio miglio ed orzo. Miglio, sia il miglio che l'orzo, una volta venivano coltivati in Italia e venivano coltivati per uso alimentare umano. Nel tempo sono stati sostituiti il miglio, per una coltura estiva, soprattutto dal mais, mentre l'orzo, per una coltura autunno-vernina, dal frumento, perché per queste colture che andavano a sostituirle potevano produrre di più, su queste colture c'era stata fatta molta più ricerca, però dall'altro lato queste sia per esempio mais che frumento richiedono molta più acqua, richiedono molti più fertilizzanti e sicuramente non vanno a contribuire ad una dieta diversa e salutare. Anche l'orzo è una cultura importante da riportare nell'uso alimentare, e poi sia il miglio che l'orzo sono, come avevo detto all'inizio, hanno tutti e tre i requisiti per essere considerate colture intelligenti, quindi fanno bene a chi li consuma, quindi apportano una dieta sana, perché contribuiscono innanzitutto a diversificare la dieta, hanno un basso indice glicemico, sono molto ricchi in antiossidanti, e sono ricchi in una grande varietà di micronutrienti, alcuni l'orzo, altri il miglio, e anche di vitamine o provitamine. Sono altamente digeribili, e il miglio è privo di glutine, naturalmente. L'orzo ovviamente ha del glutine, però il miglio è privo di glutine. Quindi se pensiamo alle necessità per una dieta priva di glutine, sicuramente il miglio può fornire molti più nutrienti, molte più vitamine, molti più
fibra che per esempio il riso, che anche viene spesso utilizzato in una dieta per ciliegi. E come abbiamo detto prima, per essere cibi intelligenti, queste colture devono anche produrre reddito per gli agricoltori. E queste, sia il miglio che l'orzo, portano diversità in azienda, quindi contribuiscono a distribuire il rischio degli agricoltori su diverse colture, hanno una maggiore resilienza in condizioni climatiche estreme, quindi si adattano, o in alcuni casi sono già adattate ai cambiamenti climatici che ci aspetteremo in futuro, e ci sono ancora tutta una varietà, una serie di domande e di usi che sono ancora molti da esplorare, quindi ci sono moltissime possibilità per l'agricoltore di fare reddito. Ovviamente ho parlato di orzo e di miglio, ma potremmo parlare di tante altre colture, potremmo parlare per esempio di leguminose, di tutta una serie di colture che negli anni ci siamo quasi dimenticati di avere, dimenticati di utilizzare. Mi piacerebbe anche includere nel gruppo delle colture intelligenti le popolazioni evolutive. Sono buone per il consumatore, ci sono esempi in cui per esempio in Iran è stato il primo caso in cui dei consumatori che avevano cominciato ad utilizzare pane fatto con farina di un frumento evolutivo, avevano riportato che questo pane per loro, oltre ad essere molto apprezzato per il sapore, per i profumi, però aveva anche un'alta digeribilità, aveva quindi anche un buon sapore e un buon profumo. Quindi ecco, questo è stato il primo caso in cui c'è stato riportato che questi prodotti facevano bene al consumatore. In Italia stiamo osservando tutta una serie di casi, abbiamo quindi un'ampia casistica, in cui farina e pasta prodotti da popolazioni evolutive di frumento tenero e di frumento duro sono molto apprezzate, e anche diversi consumatori riportano che sono molto digeribili. Non abbiamo ancora dati per poter confermare tutto questo a livello scientifico, è soprattutto un'aneddotica, però siamo abbastanza fiduciosi che prima o poi si arriverà anche alla dimostrazione scientifica. Le popolazioni evolutive sono anche buone per il pianeta, perché controllano meglio malattie, insetti e infestanti, quindi richiedono meno chimica, quindi mitigano l'effetto mitigano l'effetto negativo che l'agricoltura ha sul cambiamento climatico. Ma le popolazioni evolutive sono anche buone per l'agricoltore, infatti riducono i costi di produzione, perché avendo bisogno di meno chimica, quindi i costi di produzione sono ridotti, offrono una strategia dinamica ed economica di adattamento al cambiamento climatico. Inoltre i prodotti sono ben apprezzati dai consumatori e quindi consentono all'agricoltore che coltiva popolazioni evolutive di fare reddito, e c'è una grossa potenzialità nello sviluppo di filiere, ma soprattutto di filiere locali, perché popolazioni evolutive, essendo adattate a ambienti abbastanza ristretti, quindi evolvendosi per diversi ambienti, permettono anche di dare valore allo sviluppo di filiere locali. E qui nelle Marche, negli anni, in questi ultimi 9-10 anni, sono state introdotte sia la popolazione evolutiva di frumento tenero che la popolazione evolutiva di frumento duro, e per entrambe queste popolazioni ci sono oggi prodotti sul mercato, in alcuni casi nelle Marche del Sud, dove vengono prodotte sia farine che poi danno prodotti tipo pane, ma anche pasta. E un altro esempio nelle Marche è la produzione
di pasta dalla popolazione evolutiva di frumento duro, sia nel nord delle Marche, da una cooperativa che si chiama La Terra e il Cielo, sia nel Marche del Sud, dalla cooperativa Rocca Madre, abbiamo ancora un esempio cominciato da pochissimo tempo da un'azienda privata in provincia di Fermo. Per concludere, c'è tantissimo da fare nel caso della ricerca e di sviluppare filiere per colture che possano riportare diversità sia nei campi degli agricoltori che nella nostra dieta e che contribuiscono soprattutto ad una sostenibilità ambientale. Quindi il cibo intelligente aiuta ad affrontare alcuni dei grandi problemi globali in alcuni casi stiamo andando incontro, in alcuni casi ci troviamo già dentro a questo problema. Affinché questo accada, però, dobbiamo pensare che dobbiamo avere un approccio partecipativo a tutti i livelli, dal momento in cui cominciamo a coltivare, a riportare in coltivazione alcune di queste colture, al momento in cui gli agricoltori possono accettare e reinserire nella loro azienda queste colture, ai consumatori che devono anche poter accettare i prodotti di queste colture, per cui c'è bisogno di sviluppare la filiera nella sua interezza, dove produttori, trasformatori, consumatori, ricercatori, agenti di sviluppo e legislatori lavorano tutti insieme. Quindi non bisogna andare per strade diverse, ma metterci insieme e cercare di risolvere questo problema. Ovviamente si può fare molto con la scuola e l'addestramento, perché oggi molte di queste colture, per esempio se parliamo dell'insegnamento universitario, spesso non vengono neanche trattate e quindi c'è molto da reintrodurre anche nei corsi e nei diversi curricula a livello universitario, ma c'è anche molto da fare nelle scuole, per esempio nelle scuole elementari, dove possiamo già cominciare ad abituare i bambini a sapori nuovi ai quali purtroppo neanche i genitori sono più abituati. E sicuramente c'è la possibilità di sviluppare un modello di business positivo ridistribuendo il reddito a diversi livelli, quindi non lasciare l'agricoltore da solo, ma il tutto viene ridistribuito dall'agricoltore al trasformatore, all'ultimo, e lo stesso avviene per il consumatore. Grazie.